Allora, ciao, noi siamo i Demo Day, io sono Marco Gallo, batteria e voce. Io Stefano Cannizzaro, voce solista, chitarra e basso. Adriano Gallo, voce, chitarra e basso. Matteo Cannizzaro, la voce e le tastiere. Come siete arrivati all'Ariston? Allora, l'Ariston è stato fulmine a ciel sereno, nel senso che Ferdinando Mongelli, che gestisce una delle sale di incisione di Sanremo, una delle più importanti e più anziane, aveva i contatti con Universal, la casa discografica dell'Universal, e l'Universal l'ha chiamato perché cercavano una band che accompagnasse questo ospite internazionale. E lui per fortuna ha pensato a noi e quindi lui ha gestito i contatti, poi abbiamo mandato le foto, i video al... Il passo è stato breve. Alla casa discografica dell'Universal Italia e poi UK e hanno scelto noi e quindi ci siamo trovati lì. Ecco, appunto, cosa suonerete? Cioè, voi accompagnerete solo musicalmente? Ellie Goulding, sì. E perché vi hanno accoppiato poi a lei? Hanno fatto un sorteggio? No, in realtà no, perché praticamente hanno scelto... C'è un'altra band che accompagna un altro artista, un altro DJ, non mi ricordo come si l'ultima chiama. L'ultima serata. L'ultima serata, però hanno mandato tutte le foto dei musicisti su Inghilterra e hanno scelto, hanno diviso secondo in base ai manager degli artisti che preferivano. Questa iniziativa al festival come mai è nata? È una novità perché non c'era l'anno scorso. No, in realtà no. Penso che abbiamo scelto band più vicine per, non lo so, forse per andare a rosicare sul budget. No, però no, nel senso, non penso. Però... No, perché è una questione, è proprio una cosa nuova, non la sa nessuno quasi. Ah no, penso sia una cosa, una novità assoluta quella di avere poi musicisti... C'è un altro gruppo di Sanremo che... Esatto. E loro sono di Torino, solo il chitarrista di Sanremo, Paolo Correnti, un ragazzo che conosco da tanti anni, e anche lui, infatti, con la sua band di Torino. Se solo due gruppi siete? Che io sappia, sì. Che io sappia, sono questi qua. Prossimi progetti vostri? Noi stiamo registrando adesso dei brani inediti col nuovo progetto che siamo nei quattro. Noi tre suonavamo insieme prima in un vecchio progetto con cui abbiamo fatto tante cose, abbiamo cambiato per voglia di rinnovarci e stiamo piano piano registrando delle cose, usciranno dei videoclip a breve, quindi stiamo per lanciare un po' di materiale. Okay.